Franca ha lavorato, artista, 4PEA, è stata inaugurata la tua mostra, personale e visioni. Sì, allora ho appena terminato questa mostra a Pavia, perché io vivo a Pavia, personale visioni. L'ho iniziata l'anno scorso a Roma, all'Hotel Bettoia Mediterraneo, e adesso ho pensato di portarla qui a Tropea. Essendo un luogo al quale io sono molto affezionata, sono contenta e soddisfatta del risultato. Spero che comunque vi siano più visitatori possibile per poter far andare più in là possibile tutti i messaggi che io cerco di mandare attraverso le tele. Che tecnica utilizzi nelle tue opere? Allora, io sono nata come impressionista, però poi di pari passo ho voluto anche esplorare le chine, e uso molto le chine, disegni fatti con le chine, acrilici, mi piace esplorare, ecco. Però nasco come impressionista e mi sento un artista impressionista. La mostra fino a quando resterà aperta? È iniziata oggi e starà qui fino al 1° agosto, perché poi ne avrò subito un'altra a Corigliano Rossano Calabro, e quindi ho una serie di mostre che saranno in breve tempo tra appunto Tropea, Corigliano Rossano, poi ci sarà sul lago di Como. Insomma, sto girando con questa mostra dal titolo Personale Visioni, e vedo che sta riscontrando un ottimo successo, e questo non può che farmi piacere. Durante la tua carriera che riconoscimenti hai avuto? Devo dire che, nonostante la mia carriera sia iniziata molto tardi, perché io ho iniziato a dipingere a 53 anni, ho avuto riconoscimenti a livello già internazionale, dagli Stati Uniti a Lussemburgo, alla stessa Italia. Insomma, devo dire che comunque ho raggiunto delle soddisfazioni in breve tempo che non è usuale, ecco. Per cui non posso che ritenermi veramente contenta e soddisfatta. Devo dire che la pittura è la cura per la mia anima, e vorrei tanto che fosse la cura anche per altre anime. Questo quadro che vedete alle mie spalle è Rinascita, Rinascita 1, perché esiste un'altra rinascita in concomitanza con questo che si trova qui esposto, ed è un posto pandemia. Perché sento stata molto lontana dallo studio per questione appunto di pandemia. Appena ho potuto raggiungere i colori, i pennelli e tant'altro, ho sentito questo desiderio di colori, di vita, di gioia, e credo che si veda in una maniera molto chiara, no? di quanto ci sia stata questa voglia di rinascita. Per cui io credo che sia stata un'esplorazione bellissima, proprio la voglia di volare, di esplorare quei colori e quelle gioie dell'infanzia, no? Di quanto si è bambini, adolescenti, e credo di esserci riuscita, perché credo che le mie rinascite piacciono e mandano felicità, e questo è quanto. Ma forse non è meglio che ti metti di qua, sì, che no, vedo. Allora, vi parlo di questo quadro che ci tengo in particolar modo, L'altra metà, oppure lo sdoppiamento della persona, oppure l'io e il superio, che sono tutte elementi che esistono in ognuno di noi. Quello che io ho voluto rappresentare in questo quadro
è di quanto sia forte il conflitto in ognuno di noi, il fatto che siamo in continua lotta, no? Per cercare di abbattere quella parte negativa, no? Il male che comunque regna in ognuno di noi. E qui è ben specificato senza volto, perché dare un volto in questo quadro era come andare un po' a sminuire il significato molto profondo di questo quadro. E come si vede, sono queste due metà che potrebbe rappresentare l'altra metà in senso amore, passione, ma può sembrare anche il conflitto interiore che ognuno di noi ha. Questo quadro per me può avere tantissimi significati e ognuno si può medesimare in esso. Può essere significato negativo, positivo, dipende di uno, di come lo percepisce.